È il secondo anno di inizio appunto di questa fiera del libro nel comune di Commessaggio, in questa cornice affacciata sul Navarolo che rappresenta per noi il fulcro di quella che è la cultura di tutta la zona dell'Olio Po. E infatti la zona ha l'intenzione quella di valorizzare questa zona, di dargli una identificazione, e la cultura sicuramente è un mezzo fondamentale per l'identificazione. Questi 2 giorni dedicati appunto alla letteratura e al libro consentono a tanti scrittori di farsi conoscere, anche scrittori dilettanti che hanno la possibilità di rendere noti i propri scritti. La partecipazione è sempre maggiore e proprio perché si sviluppa sempre più questa dimensione identitaria legata o comunque promossa dalla cultura, per cui è un'occasione appunto per poter sfogliare tanti testi altrimenti introvabili e per anche incontrarsi, confrontarsi e promuovere altre iniziative. Ecco, diciamo che il là va sempre attribuito a colui che è il nume tutelare di questo luogo, cioè il Torrazzo fu voluto da Vespasiano Gonzaga nel 1583. Vespasiano Gonzaga, uomo di grande cultura, possedeva 2 biblioteche, stavano in Palazzo Ducale a Sabbioneta. Vespasiano scrive al più grande editore dell'epoca, Aldo Manuzio, veneziano, che i libri sono come dei prismi in cui ci si può specchiare infinitamente. Siamo già giunti alla quinta edizione, abbiamo cercato di rinnovare facendo, oltre che presentazioni di libri, anche presentazioni di tesi di laurea, filmati e una performance d'artista che si chiama appunto Libro d'Artista. Questo per, diciamo, offrire qualcosa di nuovo in modo che la formula sia sempre rinnovata. Magari l'anno prossimo, se riusciremo a farla via Dana al Movie, dove diciamo è un posto meno prestigioso di questo, ma sicuramente più spazioso, potremmo fare anche book crossing ed eventualmente fare anche qualcosa riservato ai fanciulli. Su questa scala, che è la scala del Torrazzo di Commessaggio, sono con il mio libro dedicato, è il secondo libro dedicato a Camilla Fa di Bruno. E ne abbiamo appena parlato insieme con tante persone. Devo dire veramente attente a questa storia che sembra una telenovela fra Mantova e il Monferrato e che da quest'anno parte con una novità. Innanzitutto l'anno prossimo si celebrerà il finto matrimonio avvenuto fra Camilla Fa e Ferdinando Gonzaga e parleremo anche dell'altra donna, Caterina de' Medici, la rivale di Camilla. Per la prima volta nella mia vita l'adrenalina stava avendo il sopravvento. I singhiozzi ruppero il consueto silenzio della mia casa, il principio della mia nuova vita. Più che un libro, più che una storia, è un'esperienza che noi facciamo grazie a Schweizer. Riusciamo ad entrare nell'ambito di una malattia così difficile e così dura come la SLA. Per la prima volta abbiamo la possibilità di vedere la SLA da dentro, quindi riuscire a capire che cosa prova, come vive una persona che ha questo tipo di sindrome, che sappiamo è assolutamente invalidante, non può muovere più nulla se non gli occhi. Ed è così che è stato scritto questo libro. E questo ci dà la dimostrazione e ci dà la prova di quanta determinazione ci sia in una persona come Marco e in quanto lui creda nel messaggio che vuole dare a noi, che è quello appunto di godere la vita, di godere anche le piccole cose della vita e di essere capaci soprattutto di sorridere, perché se sorride lui in una situazione di questo genere, noi non abbiamo nessun motivo per non farlo, ovviamente. Sapendo che pazza non l'avrei mai sposata. Ecco, mi pare giusto stasera di andare a una festa, no? Quindi se lei mi potesse prestare il più bello, almeno. Abbiamo presentato qui a Commessaggio il cortometraggio Felice nel box. È un film girato da una regista italo-americana, Ghila Vallabrega, girato quasi interamente a Sabbioneta, comunque basato su una storia nata a Sabbioneta. La storia è quella di una lapide che è stata trafugata una trentina di anni fa dal locale cimitero ebraico e che è stata poi riconsegnata 2 o 3 anni fa dallo stesso autore, diciamo, del trafugamento alla Proloco di Sabbioneta e riportata nel cimitero ebraico. Abbiamo pensato di inserire anche questo film all'interno della Fiera del Libro perché è un film promozionale sul territorio. C'è molta Sabbioneta in questo film, quindi si integra perfettamente con gli argomenti della Fiera del Libro.